Buon pomeriggio per una nuova puntata di Trieste in diretta. Sono le 18, siamo in compagnia di Serena Pignataro dell'Ufficio Attività Istituzionali della Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buonasera. Oggi siamo a presentare la collana d'arte della Fondazione CR Trieste, il focus su Ruggero Rovan. Saremo in collegamento anche con il Museo Revoltella, dove proprio in questi minuti è in programma la presentazione della medesima collana. Quindi palleggeremo, prendo in prestito un termine sportivo, tra lo studio e il museo, dove Umberto Bosazzi sarà in collegamento con noi e avrà degli ospiti che ci potranno dire e integrare quanto poi noi tratteremo in studio. Assieme a Serena Pignataro andiamo innanzitutto, facendo un passo indietro, a conoscere non tanto il criterio di scelta, che poi magari lo possiamo delineare in quelle che sono le attività che stanno alle spalle della presentazione della collana, quanto la volontà e l'origine del progetto della Fondazione CR Trieste. Sì, allora la collana d'arte della Fondazione ha delle radici profonde, affonda appunto nella ex Cassa di Risparmio di Trieste che dal 1971 al 1993 ha pubblicato ben 8 monografie dedicate ad artisti triestini scomparsi. Successivamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste ha ereditato questa attività e questa iniziativa facendola propria e dal 1998 ha cominciato a pubblicare delle monografie. Fino ad oggi, appunto, le monografie pubblicate sono ben 20. Si sono succeduti vari curatori, diciamo, all'interno della collana. Il primo è stato il professor Franco Firmiani, successivamente c'è stato il professor Giuseppe Pavanello e adesso dal 2018, con questa monografia dedicata a Ruggero Rovan, la curatela è stata affidata al professor Alessandro, Del Puppo. Si diceva 20, no? Più o meno, in Sì, questo è il successione. E ventesimo. prima di cominciare questa puntata di testa in diretta, fondamentalmente erano tutti pittori. Sì, Quindi questo è un po' il punto di rottura di una sequenza di pittori laddove si è introdotto uno scultore. esatto, questa è la prima monografia dedicata a uno scultore e diciamo che il professor Alessandro Del Puppo ha voluto anche diciamo, introdurre delle novità per quanto riguarda la veste grafica, per quanto diciamo, rimane in continuità con quella che è l'identità visiva della collana d'arte, sono state introdotte delle modifiche all'interno della struttura e del testo. Inoltre, una cosa importante è che in luogo di un catalogo, diciamo, completo delle opere che era presente nelle precedenti pubblicazioni, in questo volume, si attua un catalogo, ragionato delle opere, per cui, diciamo che il lettore viene condotto all'interno, della monografia attraverso la lettura di schede critiche, ce ne sono ben 35 all'interno di questo volume, in cui, ci si sofferma sulle opere più significative. Dello scultore. Il linguaggio che viene utilizzato è un linguaggio comunque alla portata di tutti, è un linguaggio divulgativo. Il testo non è rivolto a un lettore colto, ma che Non ha comunque non è bisogno, specialista. esatto. Esatto. La nostra monografia è letta da tantissime persone, e tantissime persone tra appassionati, studiosi, ma anche le istituzioni appunto ce lo richiedono, quindi è veramente alla portata di tutto. E poi è un volume monografico ed è un volume fotografico essenzialmente, parla attraverso le Attraverso le immagini. immagini. Ecco, non voglio andare dentro, diciamo, la specifica di ciò che si trova all'interno di ogni volume, che poi bisognerebbe fare un'analisi che, sebbene non sia tecnica da un punto di vista di conoscenza del lettore, è comunque un focus su qualcosa di particolare che magari avrebbe necessità di essere vista con un occhio analitico. Mi soffermo di più sul punto di vista organizzativo per riuscire a presentare ogni primavera una collana monografica, anche perché, come mi diceva prima, si parte con la scelta e i criteri, che dopo, se vogliamo, li possiamo anche, insomma, spiegare a fine anno, per dopo arrivare alla presentazione 5-6 mesi, 5 mesi dopo, 4 mesi dopo, quello che, insomma, più o meno la primavera dell'anno successivo, la scelta. Che lavoro c'è alle spalle? Il lavoro è molto complesso e articolato. Come si diceva, si parte un anno prima. Il curatore fa delle proposte appunto di programmazione che poi vengono portate all'attenzione del consiglio d'amministrazione che le approva o meno, insomma. Successivamente gli autori si mettono al lavoro e comincia da parte della fondazione tutto un lavoro
lavoro di in qualche modo aiuto e supporto all'autore del volume nella ricerca delle opere presso i collezionisti e presso le istituzioni. Quindi il mio compito in particolare è quello di coordinare l'attività dell'autore e di metterlo in contatto con le istituzioni e collezionisti che posseggono queste opere che poi vengono appunto pubblicate. Quindi diciamo che è abbastanza laborioso e complesso, ecco l'iter. Quali istituzioni sono fondamentalmente coinvolte in tutto questo? Allora, molte istituzioni museali, sicuramente la maggior parte, ma ci sono anche le biblioteche, perché al di là appunto spesso delle immagini delle opere C'è d'arte, c'è tutta la la parte bibliografia, documentale, sì. esatto, la parte documentale che magari non viene esplicitamente poi pubblicata, ma fa parte poi della costruzione proprio dell'opera. Le istituzioni sono queste, ovviamente poi a queste si affiancano anche i collezionisti privati, che sono appunto persone che sono proprietarie di opere, che ci aprono le porte delle loro abitazioni e ci consentono di ammirare e di fotografare queste meraviglie, insomma. Poi magari i collezionisti hanno anche modo di poter integrare non soltanto dal punto di vista fotografico, ma anche di esperienza su quello che è stato il percorso magari di avvicinamento a quel quadro o a quella scultura che è in loro possesso. Diciamo, la curiosità Assolutamente, magari dietro al momento in assolutamente. cui si è arrivati ad ottenere quell'opera. Certo, sovente il fotografo quando va, e anche l'autore quando poi vanno a vedere l'opera e a fotografarla, magari si fanno ovviamente raccontare come è stata acquisita, eccetera, Infatti. ma spesso accade che proprio, è successo parecchie volte, che girando l'opera d'arte sul retro si sono scoperte delle cose che magari non si conoscevano. L'autore poteva aver ritratto o fatto una bozza o abbozzato un quadro, un'immagine già appunto sul retro, e da quello poi magari nasce la curiosità dell'autore che approfondisce la cosa, quindi si possono scoprire veramente delle Cioè, novità, il ecco. che va ad arricchire la collana stessa anche magari da un punto di partenza non previsto, questo qua intendevo dire. Assolutamente, sì. Quante persone lavorano alle spalle di un progetto di questo tipo? Allora, O comunque com'è strutturato, insomma? certo, oltre all'autore e al curatore, ovviamente, che sono i principali protagonisti, c'è l'ufficio attività istituzionale della Fondazione, in questo caso la persona è la sottoscritta, che fa appunto questo lavoro di coordinamento. Poi io sono supportata ovviamente da coloro che si occupano del progetto grafico dell'opera, che è lo studio Marc, e poi ci sono i fotografi Paolo Bonassi e Luca D'Agostino, che danno veramente una mano e sono quelli che magari spesso hanno anche la memoria storica, perché loro vanno ogni anno nelle abitazioni e quindi magari si ricordano l'anno prima: ho visto un quadro di quel pittore Certo. adesso, e quindi Anche questo è perché molto magari lo utile. stesso collezionista riesce a Sì. non soltanto avere più opere e sapere indirizzare anche meglio i fotografi, ma consigliare dove potersi rivolgere, perché poi immagino che la rete Assolutamente. sia abbastanza fitta in questo settore. Assolutamente sì, i primi sono appunto i collezionisti, che sono la nostra primaria fonte di informazione, e poi i fotografi ovviamente, andando in giro, ne vedono tantissime opere, sono in grado poi di riportare e di fare in qualche modo emergere anche le eventuali particolarità o interessi, insomma, che ci possono essere. Com'è, diciamo, può sembrare una domanda difficile, ma penso che non lo sia. Com'è strutturato un volume di questo tipo? Cioè parte con la presentazione dell'autore e poi la sequenza, diciamo, di opere o è mischiato? Allora, è una scelta un po' dell'autore del Dell'autore. volume e quindi del curatore, che poi detta le linee guide. In linea di massima c'è sicuramente una biografia dell'autore, che poi viene intessuta con quella che è stata la sua attività e la sua produzione artistica. Il saggio, vero e proprio, che è il cuore proprio della monografia, è intervallato da delle immagini a corredo che appunto commentano quello che si è scritto. Subito dopo segue una parte appunto con le schede, quest'anno appunto sono una novità, in cui vengono evidenziate quelle che sono le opere più significative dell'autore, con appunto una scheda critica. E poi ci sono gli apparati, la bibliografia, l'antologia critica, le esposizioni, che fanno parte sempre appunto del volume. Allora, come dicevo in apertura, siamo in collegamento con Umberto Bosazzi del Museo Revoltella, dove si sta proprio presentando la collana d'arte della Fondazione Cire Trieste. Lo vedo in compagnia del presidente Benussi. Umberto Bosazzi.
Buonasera Bernardo, buonasera ai telespettatori. Abbiamo strappato giusto un attimo la Presidente della Fondazione CR Trieste, l'Avvocato Benussi, dalla presentazione di questo libro su Ruggero Rovan. Esattamente, scultore Ruggero Rovan. Se non mi sbaglio è il primo volume dedicato ad uno scultore. Bravissimo, è il primo, abbiamo esaurito quasi tutti i pittori, no, perché ovviamente la cultura è un settore di intervento molto importante per la Fondazione. Abbiamo privilegiato ovviamente gli artisti triestini e adesso siamo arrivati a questo scultore fantastico per cui è stata fatta questa monografia. Continueremo e vediamo un attimo chi ancora potremmo portare ai successi della nostra collana d'arte, che è una cosa molto importante per noi. Fra l'altro, Presidente, ricordiamo che i volumi della collana d'arte sono anche molto attesi, molto curati in maniera straordinaria dal punto di vista della grafica, dei caratteri eccetera, e poi nel corso degli anni hanno dato anche l'opportunità a degli studiosi triestini, a volte anche giovanissimi, di esprimersi e di far conoscere anche il loro talento narrativo descrittivo. Certo, ben per questo è un riconoscimento, questa collana d'arte che appunto è cominciata 20 anni fa è un riconoscimento alla cultura triestina, perché Trieste è una città, è la città della cultura, è la città della scienza, però ha una cultura che dura da una vita, insomma è nota per tutto quello che è l'apprezzamento di tutte le arti, teatri, musica di tutti i tipi, pittura, scultura, anche i caratteri architettonici di Trieste costituiscono un punto di cultura molto importante, e dunque abbiamo pensato di regalare alla città, alla parte colta della città, in omaggio alla cultura triestina, questa collana d'arte che continuerà negli anni. Grazie allora alla Presidente Benussi, la lascio alla presentazione, ci vediamo tra un po' con altri ospiti. Grazie allora, grazie a Umberto Bosazzi, ritorneremo tra poco con altri ospiti. Ricalco un po' quello che abbiamo detto noi in studio, dei dettagli che comunque ho colto da quello che ha detto la Presidente Benussi, anche l'architettura, quindi diciamo non è escluso che magari un domani nei criteri di scelta potranno essere inseriti diciamo degli architetti oppure di chi si è occupato di una parte di questo tipo. Sì, questo è possibile sicuramente, diciamo che sarà appunto poi la scelta del curatore individuare eventualmente i temi, le tematiche, però assolutamente non l'hai escluso. Proprio per la ricchezza diciamo culturale, ma anche da un punto di vista, come dicevo prima, architettonico della città, che insomma sicuramente vanta anche diversi edifici, diverse strutture che hanno una storia alle spalle non proprio secondaria. Vedo di nuovo il nostro collega Umberto Bosazzi pronto con un altro ospite, restituisco la linea al Museo Rivoltella. Professore, la Scuola Normale di Pisa. Siamo in compagnia del professor Fergonzi, docente di storia dell'arte contemporanea alla Normale di Pisa. Professore, che tipo di artista è stato Rovan? O Rovan, dove va l'accento? Credo vada sulla O iniziale, Rovan. È stato un artista triestinissimo, nel senso che ha attraversato amicizie, frequentazioni, luoghi istituzionali, ma anche mode culturali e tic stilistici triestini, in un arco di anni molto lungo, andiamo dagli anni 90 dell'Ottocento agli anni 50 del Novecento, ed è stato un artista di una intensità e di una specificità piuttosto interessante. È un artista che ha creduto fortemente nei linguaggi della scultura, al punto di aderire ai linguaggi della scultura che andavano per la maggiore nei vari decenni con i quali si è confrontato con il mainstream della scultura internazionale. Ha attraversato una via che va dal realismo e dalla sua crisi fino al simbolismo, fino ad una sorta di sua temperie neoclassica che è durata tra gli anni 20 e gli anni 30, per poi rimetterla in crisi negli anni successivi. È stato un artista, uno degli ultimi artisti che credeva fortemente nella possibilità espressiva del mezzo che aveva scelto fin da giovane, quello della modellazione scultorea. Grazie professore, buon lavoro, può tornare tranquillamente grazie in sala. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Fra poco torneremo dal Museo Rivoltella sempre con i contributi di Umberto Bosazzi. Io mi allaccio a una domanda
che comunque mi ero segnato, quella poi della diffusione, anche a un punto di vista fondamentalmente mediatico del volume. Sì, allora il volume viene edito in 2000 copie e viene distribuito gratuitamente, questa è una cosa importante, a tutti gli enti, le istituzioni, gli appassionati del settore e gli studiosi. Viene fatta appunto una mailing list. Inoltre lo potete trovare anche sul nostro sito internet in una versione, duplice versione, una versione PDF e una versione scaricabile, per cui è immediatamente consultabile e quindi alla portata di tutti. Là immagino che cade il numero di copie, nel senso che quando è scaricabile, certo, non è che c'è un limite, no, no, uno scarica, arriva il 2000esimo e poi non posso più andare avanti. No. È un po' una forma di, diciamo, distribuzione tradizionale, come è giusto che sia anche per un volume di questo tipo. Là anche il presidente Benussi diceva, è un po' un dono che si fa alla Trieste colta. Sì. Certamente non c'è una scrematura in tutto questo, proprio perché il linguaggio è accessibile. Assolutamente. Questo lo ribadiamo, perché magari la gente si spaventa di imbattersi in un volume dove dopo non riescono a cogliere le sfaccettature all'interno. Insomma. Assolutamente, questo lo sanno i numerosi collezionisti, ma anche i numerosi appassionati che ogni anno vengono a richiedere la copia del volume in fondazione. È un volume, ripeto, alla portata di tutti, poi è un volume essenzialmente fotografico, apprezzabile, ha una sua dignità anche da un punto di vista così grafico, quindi è anche bello da tenerlo proprio in libreria, oltre che ovviamente da leggere, però sì, sicuramente alla portata di tutti. Il focus è su autori dell'area giuliana, sì, giustamente per dare, insomma, chiaramente rilievo a quella che è stata la storia della città, sì, una scelta ovviamente che ha un focus ben preciso, quello della storia di Trieste, che continua a permettere anche a voi, diciamo, di trovare fonti. No, negli anni, cioè non è che si esauriscono così. No, assolutamente, anzi ce ne sono tantissimi ancora di artisti triestini che non sono stati approfonditi. È proprio compito del curatore quello di tirare fuori i nomi e darci e farci delle proposte, no? Assolutamente, continueremo credo su questa strada proprio anche in virtù di quella che è la tradizione storica che ci collega alla Cassa di Risparmio di Trieste. Allora, io ritorno al Museo Revoltella con Umberto Bosazzi, poi magari svegliamo anche il prossimo, no? Il prossimo, sì, volume, se possiamo dare già, sì, sì, qualche anticipazione. Restituisco la linea dal Museo Revoltella con Umberto Bosazzi e gli ospiti della presentazione della collana d'arte della Fondazione Cire Trieste. Professor Alessandro Del Pupo è il curatore della collana d'arte della Fondazione CR Trieste. Questo è il primo volume, diciamo, edito con lei curatore, insomma, no? Ed è per la prima volta uno scultore, discutevamo prima. Sì, è uno dei tratti di novità di questa prosecuzione, in realtà, di un'importante collana che alle spalle ha 20 anni di storia e 2 importanti curatori che mi hanno preceduto. Abbiamo deciso di cominciare con uno scultore, non soltanto perché Rovano è un personaggio che meritava una sistemazione monografica, ma anche per dare un segnale di diversificazione, di estensione dei temi, non soltanto alla pittura ma anche alla scultura, e anche direi in una prospettiva di allargamento dello sguardo non soltanto agli artisti specificamente triestini, ma anche artisti più in generale riferiti al territorio, che però hanno avuto un rapporto significativo con la città di Trieste. Grazie professore. Grazie ancora a Umberto Bosazzi con il contributo proprio del professore Del Pupo. Noi, io volevo domandare, a parte le anticipazioni sul prossimo volume, anche quali sono le fasi più difficili del lavoro di organizzazione che c'è alle spalle? Allora, fasi più difficili o meno difficili? Sì, insomma, fatto, con l'andamento, ecco, del lavoro che sta... Sì, diciamo che le fasi, diciamo, più critiche sono quelle sicuramente del contatto con i collezionisti e con le istituzioni, okay, perché da quello ovviamente poi dipende la buona riuscita del volume e la possibilità di pubblicare il volume. Quest'anno tra l'altro è stato dedicato a uno scultore e volevo segnalare questa ulteriore difficoltà del fotografo, perché fotografare un'opera d'arte, un quadro, un dipinto è diverso rispetto a fotografare una scultura, soprattutto poi in fase di progetto grafico abbiamo dovuto fare diversi aggiustamenti perché i chiaroscuri, le luci, insomma, e questo incide molto, quindi questo è anche l'attenzione che poi si deve prestare nel momento in cui si va a redigere proprio il progetto grafico del volume. Ecco. I temi scelti che riguardano sempre la città
sono fondamentalmente sempre paesaggi, cioè sempre per lo più paesaggistici. Diciamo che dipende dal pittore e da quella che è stata la sua produzione artistica. Ci sono stati dei pittori che si sono concentrati ovviamente più sulla ritrattistica, altri più sul paesaggio, ma è ovvio che trattandosi di autori di area giuliana e triestini, sfogliando le pagine dei volumi della collana d'arte, troviamo dei luoghi a noi molto familiari e anche delle persone ritratte che ricordano la storia appunto della Trieste della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento. Ecco. Ci sono quindi tanti tratti comuni fra gli autori, magari vedere la stessa piazza, lo stesso personaggio, però visto in modi diversi, magari in epoche vicine? Sì, cioè, c'è anche curioso vedere come vedeva un autore, non so, il paesaggio del lungomare di Trieste degli anni che furono e come lo ha visto un altro, magari che è arrivato 20 anni dopo. Certo, assolutamente, questo lo si riscontra chiaramente sfogliando appunto le pagine delle nostre monografie. Ci sono numerosi gli esempi in cui appunto una piazza Unità oppure semplicemente una veduta di Trieste assume degli aspetti diversi in base all'epoca in cui è stata ritratta. Qual è stato l'approccio, ma così visto da un osservatore esterno o da chi organizza, l'approccio che gli autori hanno avuto nei confronti della città? Cioè c'era sempre quella vena, come si era anche detto prima nei collegamenti, amorosa, molto sentita dentro, o c'era un approccio un poco più asettico, più descrittivo secondo te? Giusto un'opinione. Con riferimento all'autore della monografia? Sì, all'autore, dici? Sì. Diciamo che gli autori in realtà sono degli studiosi, quindi loro hanno un approccio scientifico al lavoro. Ovviamente sono tutti molto appassionati, hanno studiato l'artista spesso perché magari fa parte dei loro studi universitari, principalmente da quello che poi sono stati approfonditi, e quindi sicuramente io li ho trovati tutti molto appassionati e coinvolgenti anche nel raccontarti aneddoti e oltre che appunto le loro scoperte nel corso appunto delle ricerche effettuate. Per asettico intendevo non disinteressato, no, quanto magari cercare di essere più obiettivi possibili nel giudicare anche un'opera, non soltanto il contenuto della stessa, bella o brutta che sia, quello è personale, però ecco, con una connotazione positiva, negativa, sì. In questo caso c'è una un riferimento che può sfuggire, no? Quindi uno che la vede da un occhio esterno può non percepire tutti i dettagli. Si ritorna al Museo Revoltella sempre con il collega Bosazzi per un ulteriore contributo. Dice l'autrice del volume su Rovan, faccio anche a lei la domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che mi pare abbastanza basilare: è la prima volta che la collana della Fondazione apre, alla scultura? Beh, è una bella sfida questa. In effetti gli artisti che si dedicavano alla scultura negli anni tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento sono stati sempre messi un po' in disparte, quindi Rovan in particolare non ha mai avuto forse il giusto ruolo che gli aspettava qua in città ma anche in regione, quindi speriamo che questo sia un primo inizio che poi porti anche ad approfondimenti dedicati ad altri artisti sempre dediti alla scultura stessa. Eppure è un artista triestinissimo. Assolutamente, lui ha lavorato, ha iniziato a studiare fuori città, però dopo la stragrande maggioranza del tempo l'ha trascorso qui a Trieste, ha frequentato gli ambienti culturali triestini, quindi ha vissuto proprio appieno quella che era l'esperienza locale dell'inizio del Novecento. Grazie dottoressa, la lascio pure alla conferenza. Direi che è tutto dal Revoltella, la conferenza appunto sta per iniziare, io restituisco la linea e mi appresto a tornare in studio per la seconda parte di Trieste in diretta. Grazie Bernardo, ci vediamo tra un po'. Grazie a loro Umberto Bosazzi che è riuscito a strappare dalla presentazione alcuni ospiti che ci hanno arricchito la trasmissione. C'è un metro poi di valutazione, di giudizio sull'esito della stessa collana, affidato, non so, anche penso a fonti interne o esterne? Ma in realtà, o vi rifate al feedback della gente? Essenzialmente sì, noi soltanto le copie che distribuiamo nel corso di un anno, ma non soltanto, anche poi a distanza di tempo sono moltissime, ne abbiamo tante di richieste, quindi questo abbiamo anche delle lettere che ci arrivano in cui ci vengono fatti dei complimenti soprattutto agli autori, quindi che questa è la cartina di tornasole che è un po' dà in qualche modo l'idea la e la sensazione di come sta andando. Sì. E
Possiamo definirlo un po' una rottura, un progetto pilota, quello della scultura, come è stato detto ampiamente sia qua in studio che al Museo Revoltella, anche in questo senso, cioè di vedere quanto viene apprezzato, quanto viene o quanto potrà poi essere riproposto? Assolutamente, lo credo proprio che sia così. È sicuramente una tematica nuova la scultura, credo anche molto apprezzata dai triestini che sono amanti dell'arte e della cultura in generale, questo lo sappiamo bene tutti, quindi sicuramente credo e penso che avrà il suo successo, ecco, come le altre monografie della collana. Il prossimo volume? Il prossimo volume è dedicato a Tullio Crali e alla rottura futurista. È un pittore che appunto è stato indagato tante volte, ma questa volta la monografia è stata affidata a Massimo De Sabata, sempre sotto la curatela del professor Alessandro Del Puppo. Quindi ci si aspetta comunque un ritorno alla pittura, però sì, su una chiave diversa. Sì, certo. Sono in corso già i contatti con le varie istituzioni. Quest'anno da contattare ce ne sono tantissime, anche sia a livello nazionale che internazionale, e devo dire che stanno rispondendo tutte con molto interesse e partecipazione. Quindi fondamentalmente le tappe sono state la scelta del prossimo volume a dicembre, l'approvazione adesso e poi la presentazione il prossimo anno. In realtà sì, il volume, la programmazione è stata fatta anche nei mesi precedenti a dicembre, l'autore già ci sta lavorando da parecchio tempo, noi ci muoviamo sempre agli inizi dell'anno, no? Per la ricerca delle opere, anche perché quei 9-10 mesi sono necessari, soprattutto contattando delle istituzioni che si trovano a livello nazionale, quindi ieri ho parlato col Quirinale per dire, no? Quindi sono enti e istituzioni molto grandi che hanno delle organizzazioni interne complesse, quindi necessità del tempo. Ma è snello il rapporto con queste istituzioni o talvolta si inceppa? Proprio anche per le distanze, per noi? Devo dire la verità, una volta che si riesce ad individuare l'interlocutore, le cose filano lisce, perché si parla con quella persona, poi adesso con lo strumento della mail è molto facile, vengono inviate le immagini, quindi c'è molta collaborazione, questo sì, lo devo dire. Quindi tempistiche fondamentalmente sono sempre le stesse, non è che si slitta anche a causa di problemi di questo tipo, cioè voi avete delle scadenze precise? Sì, esatto, noi alla fine dell'anno, a dicembre, la monografia esce, anche perché viene utilizzato come cadeau natalizio dalla fondazione. Quindi deve essere proprio esatto, e quindi viene inviata inizialmente nel mese di dicembre agli enti e alle istituzioni, poi a gennaio si fa una seconda spedizione, gennaio e febbraio, per i collezionisti privati e per coloro che ne fanno richiesta. Quindi ultimo dettaglio, poi chiudiamo: qualora qualcuno dovesse essere interessato, andare sul sito della fondazione? Allora, può andare sul sito della fondazione e sicuramente vedere le immagini e scaricare il volume, se desidera poi ammirarlo diciamo dal vivo e possederne una copia, può farne richiesta presso i nostri uffici. Bene, io ringrazio nuovamente Serena Pignataro per essere stata nostra ospite. Intanto le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi. In concomitanza con la presentazione della collana d'arte della Fondazione Cire Trieste, avremmo avuto anche il tempo di parlare della collezione d'arte della Fondazione, magari la prossima volta, visto che il tempo ormai per noi è giunto allo scadere. E, come dicevo, in concomitanza della presentazione della collezione d'arte che si sta svolgendo proprio in questi momenti, in questi istanti, al Museo Revoltella, con poi gli altri personaggi che abbiamo anche potuto sentire durante i collegamenti provenienti dalla Fondazione Cire Trieste. Grazie ancora, una buona giornata. Io vi lascio alla programmazione di Tele4. Bosazzi dovrebbe riuscire a fare in tempo a ritornare tra poco per tenervi compagnia per le ulteriori puntate di Trieste in diretta. Seconda parte di Trieste in diretta, ce l'ho fatta ad arrivare dal Museo Revoltella, benché di corsa. Sono nostri ospiti in questa seconda parte per parlare di nuoto paralimpico. Nella prima parte della seconda parte, abbiate pazienza, oggi una giornata decisamente particolare, abbiamo Giorgia Marchi, che è un'atleta paralimpica, e Federica Verine, che è dirigente del settore paralimpico della Triestina Nuoto. Ho detto giusto, perché io su queste cose... Triestina Nuoto che compie, Adus Triestina Nuoto che compie 100 anni, tra l'altro. Esattamente, quest'anno ricorre l'anno del centenario, sono previsti grandi festeggiamenti, avremo anche intorno al mese di maggio un trofeo molto importante, che sarà un trofeo inclusivo in cui parteciperanno sia atleti normodotati che atleti con disabilità, perché questa è una caratteristica
è un vanto per la Triestina, che è la prima società, non solo a Trieste, ad aver attivato questo settore paralimpico in cui c'è totale inclusione dei ragazzi con disabilità e dei ragazzi normodotati. Quando si è incominciato a ragionare di sport paralimpico, paralimpico si dice tra l'altro, sport inclusivo, eccetera? C'è un patrimonio, diciamo così, nuovo, recente, oppure è molto più radicato di quanto noi possiamo pensare? Allora, diciamo che il movimento paralimpico è in costante crescita da 20 anni a questa parte. Da una ventina d'anni. Nel 2017 il Comitato Italiano Paralimpico è diventato ente autonomo di diritto pubblico. E questa scelta fondamentale è stata proprio fatta per dare un valore sociale a tutto il movimento paralimpico. E per quanto riguarda la Triestina Nuoto, è nato tutto come una sfida. E Giorgia, che tra l'altro è mia figlia, e la sorella nuotavano già in Triestina Nuoto, facevano nuoto sincronizzato, e ho fatto questa proposta alla Triestina Nuoto, che, avendo, come dice il suo slogan, cuore e coraggio, ha voluto scommettere su questa cosa. E siamo nati con 2 atleti, perché c'è un numero minimale di atleti per poter anche fare i relativi tesseramenti. E siamo nati appunto in 2, adesso abbiamo il settore agonistico paralimpico, che conta 7 atleti, e un nuovo settore, che è la scuola di avviamento al settore paralimpico, che conta 3 atleti. In più, le disabilità che accogliamo sono disabilità fisiche, intellettive, relazionali e sensoriali, quindi copriamo la gamma, diciamo. Esattamente, così, esattamente. Posso esprimermi. Sì. Tra l'altro, mi è venuto in mente adesso, se non ricordo male, le Paralimpiadi di Londra hanno un po' acceso i riflettori, anche grazie a una copertura televisiva notevole, no? Sullo sport paralimpico. Prima non c'era. Sì, diciamo che le Paralimpiadi di Londra sono state fondamentali, perché di là c'è stato proprio questo debutto e questo sviluppo. Ma l'Inghilterra è una delle nazioni più forti in ambito paralimpico e investe tantissimo nello sport paralimpico. Davvero? Non avrei mai detto. Sì, sì, assolutamente. E tra l'altro, riferendomi alla categoria di Giorgia S14, le primatiste mondiali sono tutte provenienti dall'Inghilterra. Ok. Allora, Giorgia, quanti anni hai? Ho 17 anni. 17 anni. E nuoti da quanto tempo? Nuoto da 2 anni, e prima facevo nuoto sincronizzato. Ok, nuoti da perché qua bisogna capire da... Sì, lei nuota da 3 anni in totale, proprio come nuoto. Prima ha fatto 3 anni di nuoto sincronizzato. Che cosa significa fare nuoto sincronizzato? Perché, diciamo la verità, noi un po' è una disciplina che un po' la prendiamo in giro, per dire la verità, no? Però è una disciplina con tutti i crismi, insomma, no? Assolutamente. Perché è olimpica, eccetera. Che sensazioni si prova? Cosa significa fare nuoto sincronizzato? Nuoto sincronizzato significa fare quella musica, utilizzare, cioè fare movimenti in acqua e quella musica. E poi andare a ritmo con la musica, e quindi... Ma è difficile, eh? Cioè, che cosa bisogna imparare? Bisogna imparare il ritmo, bisogna stare... Ci sono tutta una serie di abilità che vanno abilitate. La scelta nostra di far fare a Giorgia il nuoto sincronizzato è stata una scelta tattica sportiva, nel senso che normalmente nelle persone con disabilità intellettiva relazionale c'è una difficoltà a sincronizzare il corpo. E si vede anche nei movimenti, anche nella camminata semplicemente. Sì. Quindi la scelta di investire sul nuoto sincronizzato era per avere magari dei sufficienti movimenti a livello di nuoto sincronizzato, ma dei buoni movimenti a livello di movimento sulla terra, perché loro sono scoordinati tendenzialmente, quindi è stata una sorta di scelta ludica terapeutica. Ecco, cioè, se ho capito bene, non è una disciplina facile, cioè no, non è una di quelle discipline che magari qualcuno potrebbe dire è più facile da praticare con la disabilità, per ragioni che noi che non conosciamo il problema, per fortuna, non percepiamo. È difficile perché bisogna coordinarsi
ancora di più. Sì, e tra l'altro pensi che per quanto riguarda la parte del nuoto sincronizzato paralimpica, mi riferisco in questo caso sempre a atlete C21, che è la categoria delle ragazze con la sindrome di Down, e c'è il progetto Filippi de Giù a Roma che sta sviluppando questo discorso con queste ragazzine, però sono pochissimi atleti a livello nazionale, proprio perché nelle disabilità intellettive e relazionali è difficilissimo riuscire a mantenere il ritmo, la coordinazione, la respirazione e rispettare anche il tempo della musica. Quindi noi abbiamo fatto una scelta tattica, no? Ho capito. Quindi abbiamo abbinato un'attività di divertimento a un'attività che fosse spendibile per Giorgia anche su altri ambiti. Dopo abbiamo fatto un periodo lì e abbiamo visto che a livello internazionale non c'erano grosse possibilità, perché il nuoto sincronizzato è ancora uno sport di nicchia, anche nel contesto normodotato. E quindi abbiamo chiamato la federazione, la FISDIR, che è la federazione di Giorgia, che è la federazione paralimpica degli intellettivo relazionali, e ho chiesto qual era lo sport più diffuso e qual era lo sport che poteva consentire a Giorgia di fare la massima esperienza. E mi è stato rappresentato il nuoto. Che era già... sì, quindi... Il nuoto era diffusissimo, perché sia per le disabilità fisiche che sensoriali che intellettive è il più sviluppato a livello mondiale. Ho capito. E quindi se Giorgia ambiva ad avere determinati risultati, avrebbe potuto maturare delle esperienze importanti anche di vita, di viaggio. Certo. E il tuo stile preferito di nuoto adesso qual è? Sono tutti, però in particolare la rana. La rana, ho capito. Quindi non quelle cose... la scorsa settimana parlavamo di stili di nuoto, proprio parlavamo di cos'è, farfalla, quelle... Sì, tutti. Però la rana è il più... Perché la rana? Perché la rana ho la possibilità di che mi porti dalle mie parti, perché sennò con gli altri stili non riuscirei a... Non mi... È molto forte la rana, la Giorgia, e diciamo abbiamo un ottimo tempo per accedere a circuiti mondiali. Ma è il più naturale come stile, sì, o sì. Non necessariamente? Cioè il più naturale degli altri stili. È il più, diciamo che tecnicamente è il più lento, perché ci si mette più tempo ad arrivare, forse il più tecnico. Addirittura. E nelle disabilità intellettive e relazionali, avendo il problema sulla sincronia del corpo, meno atleti riescono a farlo bene. Quindi torniamo al discorso di partenza della sincronizzazione. Esatto, a Giorgia ha giovato nello specifico l'aver fatto nuoto sincronizzato per 3 anni. È stato fondamentale per avere un buon risultato nella rana. Adesso siamo appena ritornati dai campionati italiani. Sono tornata dai campionati italiani e ho fatto un record italiano. Esatto. Nei cento rana. Quindi, però anche a Parigi se l'anno scorso sei andata bene. Sì, sì, sono tornata dagli europei a Parigi e ho fatto tante gare e ho vinto 9 medaglie di bronzo. 9 medaglie? Sì. Sì, sì. Accidenti. 9 medaglie di bronzo. Dove le tieni? Dove si mettono 9 medaglie? A casa? Amplieremo la casa. Amplieremo la casa. No, ne abbiamo molte, perché in questo momento a livello di atleti S14, come velocista, Giorgia è la più forte in Italia. S14 non determina l'età? No, tutte le disabilità sono assolute. E le categorie se qualsiasi risultato fanno i ragazzi è assoluto. Ci sono 14 categorie, dalla categoria S1 all'S10 ci sono gli atleti con disabilità fisica. Ho capito. Iniziamo dall'S1 con paraplegie importanti, tetraplegie, e finiamo all'S10 dove ci sono delle disabilità minime. Ho capito. Minime tali da consentire il tesseramento e quindi la possibilità di fare competizioni alla FIMP. Io sto vedendo in preview quello che di cui discutevamo prima, delle immagini, non so se sono passate nel frattempo, se dalla regia vogliono fare. E questa è una delle medaglie, in pratica. Sì, sì. Sì, sì. Una delle tante. È una delle tante, ma ne ho vinte parecchie. In tutto quante? 9 solo sto giro, nel senso. Sì. In tutto, non le abbiamo mai contate. Non con una scatola non grande. Contate, però oltre ad aver vinto nel nuoto. O oltre ad aver vinto le medaglie di nuoto, però c'ho anche tante altre di sincro, di cavallo. Sì, di cavallo. Sì, perché abbiamo fatto vari sport. E in più sono stata premiata
qua a Trieste, e mi hanno premiato ogni anno, mi premiano con una targa di riconoscimento. Per tutti i meriti sportivi. E in più sono andata alla World Series di Lignano e mi hanno premiato la Coppa. Quindi ogni posto dove arrivi, sì, spariscono gli altri, insomma. Diciamo che ci sono tantissimi atleti, perché tra l'altro la Federazione di Georgia, che è appunto la FISDIR, conta dei numeri importantissimi. Parliamo di più di 3.000 atleti che concorrono a vario livello, sia di propaganda che a livello agonistico. E il nuoto è uno dei settori più sviluppato, più atleti con disabilità lo praticano e di conseguenza i risultati hanno anche più lustro, perché c'è tanta competizione. Quest'anno quali obiettivi ti sei data? Quest'anno, oltre in Finlandia, ho anche gli obiettivi ai mondiali in Australia. Accidenti, quindi come diceva lei, è anche, voglio dire, consente anche di andare in giro, esatto, insomma. Di... Sì. E se posso fare la domanda, si percepiscono differenze di stato in stato, lei diceva prima la Gran Bretagna, sì, è più avanti per un certo tipo di cosa, eccetera. Si percepiscono queste differenze quando si gareggia, quando magari ci si confronta con le altre federazioni, eccetera, oppure dopo alla fin fine non ci sono tutte queste differenze? Allora, e se posso ancora aggiungere, sì, si può, virgolette, imparare da altre nazioni? Sì, questo sicuramente. E diciamo che dipende molto l'investimento che viene fatto poi sul territorio nazionale, no? Anche con il discorso peraltro dei normodotati per quanto riguarda i famosi college sportivi, eccetera, perché è chiaro che se uno si dedica o comunque l'attività scolastica viene perfettamente integrata con l'attività sportiva, diventa tutto più semplice, questo è inevitabile. È chiaro che tutte quelle nazioni che sono più avanti, come in questo caso l'Inghilterra, e poi hanno profitto anche nei risultati. Sì, sì, sì. Noi stiamo crescendo molto, adesso agli ultimi ai campionati italiani che si sono svolti dall'1 al 3 di marzo a Fabriano, proprio della FISDIR, e sono stati battuti 12 record italiani. C'è un movimento, dire, anche quello degli intellettivi relazionali, che sta crescendo di molto. E là ho vinto anche tante medaglie, ma al primo posto. In ogni gara al primo posto. Accidenti, e quindi... No, ma è veramente uno spauracchio per, sì, per, sì, le, sì, per eh, le... Però è anche vero, questa è una riflessione che mi viene adesso, che molto probabilmente quando noi diamo la colpa alla scuola di non... come dire, di non rendersi ben conto delle potenzialità degli atleti, eccetera, forse dipende anche dal fatto che da poco tempo la scuola italiana, come dire, in Gran Bretagna e in altri posti, non parliamo degli Stati Uniti, tu, virgolette, consegni tuo figlio alla scuola, e la scuola se ne prende carico anche di pomeriggio, eccetera. Quindi hanno più tempo probabilmente per instaurare un rapporto diverso con lo studente, forse, sì, non so se è questo, però... Credo che questo possa essere un valido aiuto, un valido contributo. Certo, sì. Quello che possiamo dire è che il Ministero della Pubblica Istruzione, il MIUR, da qualche anno ha attivato il progetto per atleti olimpici, ai quali Giorgia ha partecipato, e quindi quando ci sono degli atleti che hanno in ambito nazionale o internazionale determinati risultati, possono avere dei piani didattici dedicati, e questa è una cosa importante, utilizzano delle piattaforme multimediali, per cui quando si trovano fuori per raduni, per collegiali o addirittura per gare, hanno la possibilità di relazionarsi con i professori e di conseguenza riescono a stare nel contesto classe anche se fisicamente non ci sono. Quindi questa è una cosa importante. Questa cosa, anzi colgo l'occasione, andrebbe anche stesa alle scuole professionali, sì, che attualmente non ce l'hanno. Lì la presenza è fondamentale, altrimenti, ripeti, l'hanno. Certo. Molti ragazzi con disabilità intellettiva che non riescono ad aspirare a un diploma per ovvie ragioni, su una professionale ce la potrebbero fare, però se fanno sport c'è questa difficoltà, perché noi dobbiamo contemperare dove andare, quando andare, tenendo bene a mente un calendario di assenze ben preciso. Come si dice, no? One step at the time, pian piano forse sì, arriveremo. Però abbiamo cominciato bene, stiamo con il piede giusto, questo è fondamentale. Però io vorrei continuare così,
e non lasciare mai il mio posto a qualcun altro. Ecco, proprio a me. Lei è determinata. Si è capito questo. È determinata anche perché, tra l'altro, la parte bella della FISDIR, Giorgia è atleta della nazionale nella FISDIR. Io sono atleta nazionale sia FIMP che FISDIR e... Difatti mi devo dividere in due. Sì, perché praticamente come funziona? Per gli intellettivi relazionali, la federazione di appartenenza è la FISDIR. Quando l'atleta scende sotto dei tempi limiti, ha la possibilità di accedere alla FIMP, che tendenzialmente accompagna i ragazzi con disabilità fisica. Giorgia è una delle poche atlete a livello nazionale che è qualificata in entrambi i circuiti. Ho capito. E quindi è nella nazionale giovanile FIMP e andrà assieme alla Margherita Sorini a Pajulahti per European Para-Youth Games. E si trova in Finlandia. Ah, in Finlandia, dicevi prima. Dove vive per il Babbo Natale. Infatti gliel'abbiamo detto, era al settimo cielo. ultima domanda, sì. Prossima gara proprio qual è? Andiamo a Roma, ai campionati italiani giovanili. Okay. Il 7 di aprile. Okay. Comunque faccio sapere come è andato. Sì, quindi gli altri che nemmeno si presentino, perché se tanto me da tanto. Allora, siamo motivati. Mettiamo un cartello giusto per agevolare il cambio d'ospite e al posto di Giorgia Marchi sarà vicino a me Margherita Sorini. Allora, proseguiamo come annunciato, siamo in compagnia di Margherita Sorini che ci ha raggiunto. Margherita, tu pratichi nuoto da quando avevi 3 anni? Sì, 3 anni e mezzo circa. Qual è come si dice, lo stile preferito? Quello? E un po' tutti, però preferibilmente lo stile libero. Ah, stile libero, che tendenzialmente potrebbe sembrare quello più veloce. Tendenzialmente, poi sì. Mi hanno detto anche non credere che lo sia, sì. Eccetera. Ma voi scegliete uno stile? Ma in verità diciamo che fino a quando siamo giovani abbiamo varie specialità. Mm-hmm. E uno dice mi piace questo, sì. Questo faccio in pratica. Questo. Sì, diciamo che è un discorso un po' di... dello stile in cui vai meglio. Ah, proprio, quindi sì. Non, potrebbe paradossalmente darsi il caso che uno vada meglio in uno stile che magari non è che gli piace più di tanto e che poi continui con quello proprio perché ottiene risultati. Sì. Beh, insomma, cioè, è certo una cosa punto, più pratica. Sì, uno metti anche in scarsella, come si dice. Ma per esempio, qual è la bellezza del nuoto? Dillo a uno che è molto pigro, non ha voglia, come anche abbastanza evidente. Che non ha mai fatto nuoto, eccetera. Qual è che cosa c'è di bello nello stare? La domanda è posta male, mi rendo conto, ma che cosa ti diverte? Ecco, così è meglio. Boh, divertire fa parte uno dei tanti fattori che è nel nuoto. E sicuramente c'è tanto sacrificio e anche dolore, perché comunque sì. Puoi prendere una serie... Sì, sì, per i denti, però c'è anche la parte del divertimento, perché anche quella, io ho 15 anni, quindi sono nel pieno dell'adolescenza, quindi... Anche le staffette, Marghe, no? Che magari sì. Sono carine, fanno un momento di squadra, casini, di gruppo. Insomma, poi, diciamo, la perché poi è bello. Anche... Quanto tempo ti alleni alla settimana? Non so quante ore precisamente, però 2 orette al giorno. Più 3 volte a settimana, 1 ora in più in palestra. Anche in palestra? Sì, sì. 6 volte a settimana. Mamma mia, sì, sì. Tutti gli atleti, anche gli altri del settore paralimpico, nuotano tutti 2 ore al giorno. Uh-huh. Qualcuno da lunedì a venerdì, la Giorgia da lunedì al sabato. E i tuoi risultati, adesso sono di fronte a questi, potrebbe essere anche una domanda un po' infelice, ma insomma, tu hai quante medaglie hai? Lo so neanche io quante medaglie ho, cioè, non so, però, abbastanza. Abbastanza. No, diciamo che la Margherita gareggia in Finn, per mm-hmm. cui lei ha medaglie anche della Finn, sì. E poi gareggia da un anno a questa parte anche nella FIMP, e adesso si è aperta questa importante strada anche per lei, che so che farà assolutamente con profitto,
perché è una punta di diamante, come tutti, sì, ognuno sì, sì, di loro, nessuno escluso. È stata convocata per la prima volta anche lei agli Europei Giovanili, quindi volerà in Finlandia con Giorgia. Questa è la prima volta che... Sì, perché lei è da poco, però sì, già sì, dopo sì, un sì, anno sì, sì, è stata chiamata perché è brava, dei buoni tempi. Mi porterete a casa un sacco di medaglie. Vediamo, Roma, vediamo, perché i rivali sono spietati. Cioè. Sì, sì, ma sarà spietati finché vuoi, però qua c'è una determinazione, una tigna abbastanza, sì, abbastanza importante. Mi diceva prima, c'è un sì, progetto, no, alla base di tutto sì, quanto, c'è una serie di... Allora, diciamo che l'attività rivolta ai ragazzi con disabilità è un'attività un po' più complessa, è un po' più complessa quanto a persone da destinare alle attività, che devono essere selezionate, persone di un certo tipo, quindi non solo allenatori di nuoto, ma devono essere le persone giuste per instaurare una relazione, un rapporto con l'atleta, e ogni relazione, ogni rapporto è singolo, perché a seconda del tipo di problema, che sia fisico, intellettivo, sì, sensoriale, mm-hmm, bisogna trovare la chiave giusta. E noi abbiamo attivato questo progetto più o meno un anno fa, l'abbiamo scritto, ci abbiamo creduto e abbiamo partecipato a un bando nazionale con la Fondazione Vodafone, che da anni si occupa dello sviluppo del movimento paralimpico e che ha come padrino Alex Zanardi e come madrina la Bebe Vio, che tutti conosciamo. E abbiamo, ci abbiamo provato, abbiamo lottato contro tantissimi progetti di livello nazionale e anche addirittura contro federazioni, perché anche le federazioni partecipano a questi bandi della Fondazione Vodafone, e siamo risultati tra uno dei migliori in Italia. Abbiamo attivato a dicembre la raccolta fondi, perché era una delle parti diciamo, dell'accordo su questo progetto, e abbiamo ricevuto il sostegno di vari partner, il Comune di Trieste che ci sostiene già da qualche anno e che ha un occhio di riguardo proprio per la parte paralimpica, e la Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino, la Trieste Trasporti, e in ultimo l'assist vincente è stato quello dell'associazione Un Canestro per Te, che ha fatto sì, mancava circa un migliaio di euro. E vi è andato una mano. Sì, insomma, sono stati veramente fantastici e grazie a loro adesso possiamo festeggiare, possiamo avere una lungimiranza nel progetto e iniziare a costruire un percorso. E adesso il 23, ultima cosa volevo aggiungere, il 23 di marzo, sabato, dalle 10 alle 11, avremo la consegna delle ricompense del progetto e avremo un allenamento in vasca con e tutti i nostri sostenitori, e faremo una staffetta mista tra genitori, atleti e tutti i sostenitori, e quindi in piscina, questo è alla Bianchi, sì, al Centro Federale Bruno Bianchi, assolutamente. Ok, senti Margherita, quando si pratica sport, no? Io anche qua la domanda ti arriva da uno che non ha mai praticato sport. No, per dire la verità andavo a correre e correvo anche bene, ma insomma questo è un altro discorso. Però quanto è importante, appunto, una domanda che forse ti avevo già fatto, ma insomma la volevo un po' approfondire, quanto è importante divertirsi da un lato e gareggiare dall'altro? Ci sono due cose completamente diverse, oppure a determinati livelli non fate più questo tipo di distinzione? Cioè tu nuoti per divertirti o nuoti per gareggiare? Beh, è una domanda un po' cattiva anche sì, magari, ma insomma ogni tanto si può fare. Nuoto sia per gareggiare ma anche per divertirmi, perché ripeto che ho 15 anni, sono nel pieno dell'adolescenza. Sì, bisogna. Sì, come tutti. Sì. Però dietro il divertimento c'è sicuramente tanto sacrificio. Sì. Però tra l'altro tutte le cose che si fanno per divertirsi in genere sono le cose che costano molto di più, prepararle, eccetera, per cui vale per lo sport, vale anche per chi fa musica per divertirsi, uh-huh, eccetera, diventa appunto così. E ti ricordi il primo giorno che sei entrata in acqua, come si dice, oppure te lo sei scordato ormai un po'? È passato parecchio tempo, insomma. È nata quasi in acqua. È passato parecchio tempo, sì. Okay. Però ho un vago ricordo che mi andavo a allenare, perché non mi allenavo direttamente nella piscina adesso Bruno Bianchi, sì, ma alla Capanina si chiama. Dov'è sta cosa? Alla Capanina, l'ex discoteca Capanina, hanno fatto un piccolo impianto, c'è una piscina
E quindi per i bambini piccoli molti, ciò denota molti piccolini. Io, denota che io quando ero giovane manco andavo in discoteca, proprio doveva essere una roba noiosissima starmi accanto, perché non facevo sport, non andavo in discoteca, doveva essere una noia, no. Una noia micidiale, insomma. Però anche tu, il prossimo, la prossima gara qual è? Anche tu come... Sì, come, il, come il campionato giovanili FIMP a Roma. A Roma, il 7 aprile. Che tra l'altro saranno nel nuovo centro di preparazione paralimpica in via delle Tre Fontane, appena inaugurato. È stato inaugurato a settembre, un centro polivalente molto molto importante, e andrò anch'io giù con la squadra assieme all'allenatrice, la Nicoletta Giannetti, che approfitto l'occasione per ringraziare, perché è un'allenatrice eccezionale da qualsiasi punto di vista, guai se non ci fosse. E accompagnerò giù la squadra proprio per vedere e anche rendermi conto di come è strutturata questo impianto, sì, perché ha campi polivalenti di calcio, cioè fa per vari sport, non è, ed è il comitato paralimpico, non è solo per nuoto, c'è anche la piscina da 25 metri, beh, è quella che sarà utilizzata per il campionato. È un ulteriore segnale che nel nostro paese le cose si stanno, sì, si stanno muovendo, ecco, insomma, l'ideale sarebbe che, noi ne parliamo molto spesso, che appunto la scuola anche intervenisse in tal senso, non sporadicamente ma in maniera più, però sistematica. Credo che quello, ripeto, ho idea che ci vorrà un pochettino di tempo per, perché ciò avvenga. Allora mi raccomando, vabbè, inaugurerete alla grande sta roba, insomma, poi dopo fate adesso sapere. Non abbiate troppe aspettative, cioè, nel senso, noi e le ragazze ovviamente daranno il loro massimo, la delegazione sarà ampia, perché ovviamente la delegazione del Comitato Paralimpico è di tutti gli sport, sì, perché sì, sono europei di, a varie discipline, non soltanto quelle natatorie. La Margherita è stata selezionata nel gruppo delle atlete più piccole, ci sono due fasce di età, e Giorgia di quelle più grandi, e la Giorgia è l'ultimo anno che può accedere ai giochi europei giovanili, perché è fine 18 anni compiuti entro il 31 dicembre di quest'anno, lei fa gli anni ad aprile, quindi... Okay. Allora, noi salutiamo le nostre ospiti. Come si dice, c'è un modo, diciamo, in bocca al lupo, o c'è un modo specifico? Viva il lupo! Viva il lupo, insomma, quindi mi raccomando. Viva il lupo! Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che subito dopo di noi, oggi è mercoledì, quindi c'è l'appuntamento con Macete, quei due matti che veramente ne combinano una più di Bertoldo in Francia, come si dice, non so se era Carlo in Francia, Bertoldo era un altro. E noi ci vediamo domani, come sempre, alle ore 18. Ricordatevi che domani, essendo giovedì, dopo di noi c'è l'appuntamento anche con la programmazione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Buona serata a tutti e arrivederci a domani.